Romperà il silenzio, sbloccherà la situazione. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere se la persona che stai pensando romperà il silenzio tra di voi, se sbloccherà la situazione. Scelgo di fare due varianti, quindi scegliete tra la calcite gialla e l'ametista. Se vi sentite ad ascoltarle tutte e due, ascoltatele, significa che c'è un messaggio per tutte e due, da tutte e due le parti, ok? Quindi iniziamo prima di tutto con l'oracolo. Quindi vedete se vi fate aiutare dalle pietre oppure dall'oracolo. Quindi vediamo un oracolo, non lo guardiamo, lo prendiamo poi dopo. E per la variante 2, eccola qua. Quindi variante 1, variante 2. Fatevi guidare dal vostro istinto, non scegliete dicendo scelgo sempre la prima o la seconda, oppure scelgo sempre sinistra o destra, oppure scelgo sempre il giallo o il viola, ad esempio, ok? Scegliete a intuito, fatevi guidare dal vostro intuito. Quindi, detto questo, io passo alla prima variante. Benvenuti nella variante numero 1 della calcite gialla. Vediamo prima di tutto cosa ci dicono questi oracoli. Abbiamo la carta numero 17, quindi il 17 prima di tutto può essere un numero importante per voi. Abbiamo la medicina mantra medicine, ok? Quindi abbiamo il comando, la canzone, l'incantesimo e il contenimento. Quindi questa carta ci parla di entrare in comando di voi stessi, magari con una canzone, magari con un incantesimo, perché no, e cercare di contenere questa energia come se voi l'avesse dentro. Andiamo a vedere un po' cosa ci dicono innanzitutto gli oracoli dei sentimenti su di voi. Quindi per la variante numero 1 della calcite gialla, qual è la situazione tra di voi? Qua abbiamo la chiarezza e la rivalutazione. Sembra che voi in questo momento state cercando di rivalutare la situazione, rivalutare magari delle opzioni, cosa fare, cosa dire, in che modo muoversi, in che modo agire, della chiarezza. Quindi sembra quasi che voi state cercando di chiarire una situazione, forse state rivalutando, o voi o l'altra persona, di chiarire questa situazione. Può essere che tra di voi quello che vi unisce è una canzone, magari per qualche motivo gli incantesimi vi possono unire. Sembra che però più che altro mi parla di un consiglio per voi, di fare ad esempio di una canzone, di qualcosa, un mantra per voi, come se dovete ripeterlo, ok? Come se ad esempio fosse una canzone o un incantesimo, ok? Esempio, quindi cercate di creare anche qualcosa che per voi funziona da mantra. Adesso andiamo a vedere se romperà il silenzio, se sbloccherà la situazione. Andiamo a vedere. Allora spostiamo, anzi la teniamo qua in centro, che è molto bella. Romperà il silenzio. Abbiamo l'imperatore, fondo mazzo c'è il 4 di coppe. Ok, prima di tutto la prima cosa che mi viene da dire è che questa persona i sentimenti per te ce li ha, ma è molto trattenuta. Quindi vedo una persona che abbiamo 2-4, stabile, ferma, una persona che forse non fa nulla, vedo che si lascia sfuggire delle occasioni, che comunque non fa. Probabilmente questa persona vuole che sei tu che fai il movimento, che sei tu che sblocchi. E sembra una persona trattenuta, quindi può essere che magari tu il passo l'hai fatto, ma non ha
tra virgolette, agito, ok? Vediamo ancora cosa ci dicono, se romperà il silenzio. C'è 7 di spade, la giustizia e il 5 di coppe. Effettivamente qua ci sono un po' di sensi di colpa, c'è un po' di tristezza, del malessere, ok? Cioè è come se si guardasse qualcosa che è andato male. Sembra che una persona che si è focalizzata su quello che non è andato bene, più che invece concentrarsi su quello che potrebbe andare bene, un po' troppo focalizzato sulla negatività. Vedo che potrebbe rompere il silenzio, potrebbe sbloccare questa situazione, anche se momentaneamente lo vedo che questa persona che è ancora bloccata, è ancora un po' lì immersa nella negatività o comunque che si piange addosso. Sembra che effettivamente ti sta facendo vedere che forse non c'è una possibilità, come se ti dice forse è meglio di no. Comunque sta cercando di sviare, sta cercando di essere un po' sfuggente, sta cercando di come dire, di non farsi vedere, cioè di non farti vedere che vuole sbloccare questa situazione con te. E la sbloccherà, assolutamente, la sbloccherà. Può essere che ci voglia del tempo. Andiamo a vedere le sibille, che cosa ci dicono. Quindi la persona della variante numero 1, Calcite. Ok, abbiamo la croce con la volpe. Allora, la croce parla sempre di qualcosa di duro, di qualcosa di forte, che fa dolore, che crea dolore. Quindi però la croce indica anche, potrebbe indicare anche la chiusura. Allora, può essere che questa cosa è molto dolorosa, questa situazione che forse al momento state attraversando è molto dolorosa, e sembra che effettivamente si stia comportando in maniera, tra virgolette, furba, disonesta, nel senso, anche qua usciva col 7 di spade, come se effettivamente ti sta mostrando forse un disinteresse, quando in realtà l'interesse ce l'ha, e questa cosa fa molto dolore. Vediamo ancora. Romperà il silenzio, sbloccherà la situazione. Abbiamo 3 carte: il giardino, la luna, il cavaliere e il battello, con il numero 20, 32, 1 e 3. Vi dico i numeri che potrebbero essere importanti. Quindi devo dire che qua c'è stato un allontanamento, c'è una distanza tra di voi. Potrebbe essere anche fisica, geografica o semplicemente una lontananza emotiva, ok? Però qua mi viene da dire di sì, mi viene da dire di sì, perché comunque ci sono dei sentimenti coinvolti, quindi i sentimenti ci sono, vedo delle comunicazioni, dei nuovi incontri e il riavvicinamento, il venirsi incontro. Quindi devo dire che questa persona romperà il silenzio, ci metterà del tempo e ti sta mostrando che forse questo avvicinamento non ci sarà, ok? Vediamo i messaggi d'amore. Allora, vi ricordo che tutte le carte che vedete potete acquistarle, troverete il link nella descrizione del video e nel primo commento in evidenza. Vediamo i messaggi d'amore. Cosa vorrebbe dirti questa persona della variante numero 1 della Calcite? Sono volate 2 carte, quando mai non mi volano, direte voi. Allora, abbiamo ho paura, ho altre cose da fare adesso e mi manchi. Tu a questa persona manchi tantissimo, ha paura, ha molta paura. In questo momento forse ha altre cose a cui deve pensare, però gli manchi tanto e in questo momento ha della paura addosso, anche se a te non te lo mostra, con l'energia dell'imperatore vedo proprio che si mostra una persona forte, indipendente, forse magari anche strafottente, potrebbe, però non è vero, tu gli manchi tantissimo. Vediamo i consigli degli oracoli per te.
per la variante numero 1 della calcite gialla. Gratitudine e umiltà numero 17, l'avevamo anche all'inizio, 17 potrebbe essere un numero molto importante per voi, quindi fate attenzione magari anche al 17 dicembre, perché no? Ma comunque questo video è valido dal momento in cui lo guardate, non ha durata, non dal momento in cui lo carico. Quindi da adesso. Allora, qua parla di essere grati, no? Abbiamo la gratitudine con l'umiltà, abbiamo questi cuori. Quindi cosa significa? Di essere grati, di essere umili, di dare il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro interesse. E quello che siamo, di darlo umilmente, senza aspettarci per forza un tornaconto, senza dire io ho fatto questo e quindi mi aspetto che questa persona faccia altrettanto o faccia qualcos'altro. No, cercare di essere anche grati per quello che si ha, per le possibilità che ci sono. E qua parla di blocco karmico, schemi negativi, c'è qualcosa che probabilmente ha fatto sempre da blocco tra di voi, qualcosa che forse vi continua ad arrivare di continuo, come se fosse un blocco karmico, questi schemi negativi che per una ragione o per un'altra sembra sempre che si ripetono. Ecco, qua ti dicono che per sbloccarlo cerca di essere, di dare quello che sei e quello che vuoi dare senza per forza aspettarti un tornaconto e la gratitudine, ringrazia, devi essere grato. Vediamo le risposte del tuo angelo custode per la variante numero 1 della calcite gialla. Il tuo angelo ti sussurra all'orecchio. La risposta è un sì. La risposta è un sì. Quindi qualunque sia stata la tua domanda, la risposta è un sì. Oh, molto bene. Quindi se hai guardato fino a qua, lasci un bel cuoricino giallo come la calcite gialla. Se lo farai ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto lasciami un like e condividi. Se non sei ancora iscritto ti invito ad iscriverti alla mia pagina YouTube. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oppure per email. Se sei curioso di guardare anche la seconda variante, guardala e se lo farai aggiungimi anche un bel cuoricino viola. E ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo. Ci vediamo presto in un prossimo video. Adesso passo alla seconda variante. Benvenuti per la variante numero 2 dell'ametista. Se vi sentite di guardare anche la prima variante, vi invito a farlo, significa che c'è un messaggio per voi anche dall'altra parte. Quindi prima di tutto andiamo a vedere questo oracolo. Vediamo, abbiamo la carta numero 3. Potrebbe essere un numero importante per voi. Abbiamo le benedizioni Banyan o Banayan. Comunque, parliamo di sicurezza, eremita, espansione e stabilità. Quindi, questa carta, prima di tutto, per quanto riguarda questa persona e te, parliamo un attimo di sicurezza, quindi probabilmente è una persona con la quale forse ti senti al sicuro quando c'è. L'eremita potrebbe parlare di una persona che forse in questo momento si è emarginata. L'espansione potrebbe parlare di una persona che forse potrebbe espandersi, quindi ritornare, ok, aprirsi, e la stabilità, insomma, parla di appunto concretezza, di qualcosa che c'è e ti dà certezza e sicurezza, appunto la stabilità. Però andiamo a vedere, questa la lasciamo qua, sì, lasciamola qua, vediamo con l'oracolo dei sentimenti, vediamo la situazione che c'è tra voi due. Mi è volata la carta. E guarda un po' che caso, abbiamo la passione con il rischio. In questo momento forse c'è un rischio grosso per quanto riguarda la passione offerta. Allora, può essere che, allora, mi vengono più cose in mente. La prima cosa è che magari potrebbe essere appunto che
se si tratta di relazioni extra, oppure questa persona è impegnata, o tu sei impegnato, eccetera, eccetera, potrebbe essere che c'è il rischio che magari vi fate coinvolgere troppo, o che magari stia ritornando dall'altra persona, a prescindere che sei tu la persona in più. Potrebbe essere anche che potrebbe, o tu o l'altra persona, c'è una situazione dove qualcuno si potrebbe far trascinare in qualche offerta rischiosa e essere travolto dalla passione. Andiamo a vedere se questa persona romperà il silenzio. Quindi magari, se ad esempio voi siete amanti, può essere che si sta concedendo alla persona principale, insomma viceversa. Vedete un po' voi qual è la vostra situazione. Vediamo con i tarocchi se romperà il silenzio. Subito si sono girate due carte, il 5 di denari, l'8 di denari, fondo del mazzo c'è il 6 di spade. Quindi qua mi fanno vedere che in questo momento non sembra voler rompere questo silenzio. Vedo che c'è un allontanamento, probabilmente aveva bisogno questa persona di ritrovare se stesso, di prendersi una pausa. Vedo che vuole mettere impegno forse da altra parte. Adesso qua questo silenzio non sembra proprio volerlo rompere, c'è quasi un ignoramento. Vediamo se ci dicono qualcos'altro. Romperà il silenzio, sbloccherà la situazione. Se ci aggiungete qualcos'altro. Sì, l'hanno aggiunto e sono ovviamente cadute, perché altrimenti non siamo felici. Si sono divise in due gruppi, abbiamo il cavaliere di coppe e poi il 10 di denari e il 10 di spade, anche se devo dire che il cavaliere di coppe l'ho visto al contrario, quindi non lo posso ignorare. Allora, devo dire che è una persona molto chiusa, molto riservata, potrebbe essere eventualmente anche magari timida, ma comunque vedo che è una persona che in questo momento si è un po' chiusa riccio, ecco perché avevamo l'eremita qua. Parlavo di una persona un po', effettivamente sembra che non ti stia dimostrando. Vedo tanto, tanto dolore. In questo momento forse ha bisogno di trovare un po' se stesso, ha bisogno di trovare un attimo la sua stabilità. Qua mi fanno vedere che ancora non romperà il silenzio. Vediamo cosa ci dicono le sibille, andiamo ad aggiungere altri messaggi per andare a capire. Facciamo sempre la stessa domanda, ovviamente se romperà il silenzio abbiamo la lettera con la dama. Allora, quindi se tu sei uomo parla della tua donna o della donna che stai pensando, se tu sei donna parla di comunicazione. Comunque qua c'è la lettera con una donna, quindi potrebbe essere che la comunicazione potrebbe farla una donna. Quindi quella che rompe il silenzio sarà una donna, la persona che farà il primo passo, che sbloccherà la situazione, potrebbe essere una donna, un messaggio. Vediamo se ci danno altri indizi, perché sono le chiacchierine. L'anello con la falce. Allora, la falce parla sempre di qualcosa che viene arato, no? Qualcosa che viene tolto, che viene arato. E forse in maniera un po' rude e in maniera veloce. L'anello parla di qualcosa che viene fatto, quindi sembra che viene fatto un raschiamento. Qua si vede la nuvola con la scelta. Ok, forse c'è la possibilità che venga, vedo anche le stelle, c'è la possibilità che si sblocchi la situazione, ma non ancora adesso. C'è la possibilità però,
Adesso c'è ancora troppa confusione, quindi se sarà, sarà più avanti, non adesso. Andiamo a vedere però adesso i messaggi d'amore. Cosa vorrebbe dirti questa persona? Vi ricordo che tutte le carte che vedete si possono acquistare. Trovate il link in descrizione del video e nel primo commento in evidenza. Vediamo i messaggi d'amore. Cosa vorrebbe dirti questa persona? Per la variante numero 2. Cosa vorrebbe dirti la persona che stai pensando? Fede, mi manca il coraggio, mi manca il coraggio di rompere il silenzio, di fare il primo passo. Fondo del mazzo, abbiamo un'altra chance. Mi manca coraggio di fare questo passo a questa persona. Ecco perché è molto chiusa, vedo una persona molto chiusa, molto introversa. Ecco perché non farà questo primo passo. Vediamo se c'è qualcos'altro che vuole dirti, nonostante la sua chiusura. Vedi? Aspetta il tuo primo passo, aspetta che sei tu. E tra l'altro, provo gelosia, non lo ammetto, lo volevo dire prima, che è una persona molto gelosa di te. Probabilmente non te lo dice, non te lo dimostra, ma vorrebbe andare oltre. C'era anche appunto il 6 di spade da qualche parte, forse era a fondo mazzo, sì, era a fondo mazzo. Ecco, quindi indicava il fatto che vuole andare oltre, vuole essere più tranquilla questa persona. Sta aspettando te, quindi in questo momento con l'eremita si sta prendendo del tempo per se stesso, per riflettere eccetera eccetera, ma aspetta che sei tu, e quindi questo non significa che si può sbloccare la situazione. Se tu forse sai giocare bene le tue carte, può farlo. Non sarà questa persona a arrivare da te, sei tu che devi farlo. Ecco perché c'è ancora il bivio, no? Chi lo sa se si sbloccherà la situazione o meno. Perché forse dipende dall'approccio che tu hai e da come lui o lei ti risponde. Vediamo i consigli degli oracoli per questa situazione. Un consiglio per te, per questa situazione. Abbiamo come volata poi la saggezza con la carta numero 11, amare, e la carta numero 48, radici, equilibrio. Quindi consiglio per te, prima di tutto, di trovare appunto questo equilibrio, le radici, di trovare la tua stabilità, l'avevamo anche qua, la stabilità, ok? Quindi di trovare la tua centratura. Una volta che poi tu sei riuscita a trovare la tua stabilità, la tua centratura, il tuo equilibrio, e quindi hai messo le radici, abbiamo anche qua l'albero, insomma, abbiamo gli alberi dappertutto, se vedete qua, dappertutto. Quindi parliamo di solidità. Una volta che tu riuscirai a fare questo, qua dice amare con saggezza, cerca di dare il tuo amore, il tuo essere con saggezza, quindi senza pretendere, senza... cioè tu lo vuoi fare, fallo, senza aspettarti per dire un tornaconto, fallo e basta, perché ti senti di farlo, non perché ti aspetti qualcosa. Tra l'altro sento il collegamento con la prima variante, quindi se eri titubante ti consiglio di guardare anche la variante della calcite gialla. Vediamo le risposte del tuo angelo custode per la variante numero 2 dell'ametista. L'universo ti infonde gioia e fiducia, amati con lo stesso entusiasmo, quindi amati con gioia, amati con fiducia, amati, amare con saggezza, anche te stesso, prima di tutto te stesso, prima di tutto trova la tua centratura, il tuo equilibrio, amati saggiamente, ok? E poi potrai farlo agli altri. Se hai guardato fino a qua, lasciami un cuoricino viola. Se guarderai anche la variante numero 1, lasciami anche il cuoricino giallo. Se lo farai, ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi. Se non sei ancora iscritto, ti invito ad iscriverti alla mia pagina YouTube. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Faccio anche consulti personali, potete contattarmi su WhatsApp al numero che vedete, non chiamate, ma su WhatsApp. Io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto nel prossimo video.